Ciao amici, ben ritrovati. Abbiamo visto nel video della Nikon D850 in confronto a quello della D500, sempre Nikon, come il crop determinato in camera della D850, eccola qua, sia praticamente identico a quella della D500, perché un sensore da 48 megapixel come quello della D850, una volta croppato nella modalità 1,6, arriva ad essere praticamente un file da 20 megapixel, tutto sommato molto simile a quello della D500, con delle qualità ovviamente appena superiori, dato che il sensore, l'elettronica, le caratteristiche della D850 sono superiori senza dubbio a quello della D500. Possiamo fare la stessa cosa in Canon, con i corpi Canon? Cominciamo a analizzare. Prendo per esempio la macchina che abbia più megapixel della Canon, che è la 5DSR. Stiamo parlando di una fotocamera del 2014. Aspettiamo tutti con ansia che arrivi una seconda serie o comunque insomma un upgrade di questa. Si parla di un sensore da 80 megapixel, non lo so, vedremo. Qui è possibile, in termini teorici è possibile, se uso la 5DSR e per esempio la Canon 7D da 20 megapixel, il crop in camera di questa camera è superiore sia in termini di nitidezza che anche di qualità dell'immagine complessiva. Perché uso il termine in teoria? In teoria perché è vero che possiamo ed otteniamo questa nitidezza maggiore. Sapete che qui c'è un non c'è il filtro, comunque c'è un doppio filtro che annulla il primo, quindi abbiamo una nitidezza certamente superiore perché è il punto di forza di questa camera, tanti pixel da poter croppare l'immagine, però in teoria perché l'autofocus, sia per velocità, sia per detect, sia per la raffica, che è proprio esattamente la metà di quella di una 7D, in altre parole questa non è una camera votata alla caccia fotografica, tutt'altro, in termini teorici, perché per ottenere questa maggior qualità del file, o comunque identica qualità del file, dovremo sacrificare parecchi scatti, parecchia precisione, ad esempio, con gli obiettivi. Quindi non la ritengo, in questo aspetto, paritetica alla D850, che invece come raffica, come sistema di autofocus, ovviamente essendo una camera molto più recente, risulta superiore complessivamente alla 5DSR, sebbene abbiamo visto tante volte il file, un file fatto come Dio comanda, su cavalletto, con lo specchio, eccetera, quindi non in condizioni di inseguimento, di caccia fotografica, la 5DSR ha ancora qualcosa da dire e risulta persino un pelo più nitida come nitidezza se andiamo a contare i pixel, anche se poi ci sono appunto tutti questi altri aspetti che caratterizzano l'anzianità di progettazione. Vabbè, allora se non riesco con questo, ci riuscirò con la 5D Mark IV. No, la 5D Mark IV non ha pixel sufficienti per arrivare ad un crop da eguagliare i 20 megapixel della 7D. Tanto è vero che manca proprio nel comando, nel menu della camera, la possibilità di un crop. Mi dispiace perché magari un crop da 1.3 era possibile metterlo, perché 30 megapixel sono comunque insomma sufficienti per ritagliare già l'immagine, però non sono sufficienti per rivaleggiare con quelli della 7D o comunque di una 1DX. E allora vediamo se come possibilità abbiamo quella di avere un crop in camera sulla 1DX Mark II, che è la macchina più performante in assoluto, perché non dimentichiamo che la 5D Mark IV che vi ho appena presentato condivide lo stesso sistema di autofocus, quindi da questo punto di vista e dal punto di vista anche della raffica è una camera che senza dubbio se la cava bene e sarebbe all'altezza, ma un po' penalizzata da 30 megapixel che sono tantissimi, ma non sono sufficienti per avere un crop come si deve. Qui però caschiamo ancora peggio perché i megapixel sono 20, quindi sono molto meno di questi perché sono i due terzi della 5D Mark IV e quindi croppare è davvero difficile. In altre parole, avremmo la possibilità di eguagliare le prestazioni della D850, che
lo stiamo analizzando soltanto in base a questi termini, cioè non mi compro la D500 della Nikon perché mi basta già la D850. Non posso fare lo stesso ragionamento con la Canon perché devo aspettare che arrivino i nuovi modelli. Nuovi modelli che dovevano essere presentati già nel corso del 2019, ma che ancora tardano a presentarsi. La 7D Mark II è un progetto che risale al 2014, così come questa qua. E anche la D80 della Canon è una camera che ormai ha un po' di anzianità di servizio, tanto è vero che Canon sta pensando, se avete sentito questi rumors, di unificare un pochettino nella D90 o nella 7D Mark III le caratteristiche delle due fotocamere. Staremo a vedere. Al momento attuale la mia esperienza dice che se su Nikon è possibile effettivamente avere un'unica macchina e usare il crop che la camera mi offre, con la Canon posso farlo solo a livello teorico utilizzando una 5DS, una 5DSR, però molto penalizzata da un sensore che è ancora un po' vecchia scuola, cioè con ombre un po' troppo chiuse, sebbene goda di un ottimo contrasto, di ottimi colori. Ma quello che la rende meno disponibile a questo tipo di confronto è l'autofocus e la raffica, che comunque è ancora un pochettino penalizzata. Aspettiamo i prossimi modelli e magari rifacciamo il video e troveremo la Canon messa qua sopra. Grazie a tutti e ai prossimi.